Si è svolta stamattina a Palazzo di Città l'inaugurazione della nuova sede del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il sindaco Rinaldo Melucci ha accolto i rappresentanti del comitato internazionale nella sede del comune. Domani al circolo ufficiali, alla presenza del governatore pugliese Michele Emiliano, saranno aperti i lavori dell'assemblea del comitato che procederanno a porte chiuse. Insomma, entra nel vivo il calendario di avvicinamento al 2026. Vogliamo chiaramente dare lustro a Taranto, alla Regione Puglia, a tutte le comunità che sono coinvolte, all'Italia in particolare, ma soprattutto vogliamo che le economie, le università, gli stakeholder di questi 26 paesi, oltre i giochi, guardino a Taranto, a questo luogo, come un luogo di opportunità, un luogo che sta svolgendo, come sapete, una grande transizione in questo momento e vuole coinvolgere in questa transizione il mondo. Quindi, insomma, i giochi, dico sempre, sono un volano da questo punto di vista, non sono certo l'evento per riempire in maniera folcloristica un'estate. Guardiamo più all'eredità in termini di relazioni, di investimenti e di esperienze con l'areale economico mediterraneo, a proposito di giochi, che non all'evento in sé, che pure è un evento importante. E credo che attraverso Taranto e l'Italia anche il Comitato Internazionale dei Giochi, che qui si sta ritrovando per un'assemblea interna, formale, tutto sommato, possa dare smalto al suo brand, possa recuperare un po' i fasti del passato e riallinearsi in termini di standard a eventi internazionali che insomma sono altrettanto importanti nel mondo dello sport. Credo che sia un bel percorso che ci aspetta, ma abbiamo tutte le capacità e le potenzialità per fare bene. Infatti è il primo incontro che facciamo in presenza con il Comitato Internazionale qui a Taranto. Noi volevamo ospitarli già da tempo, ma insomma, sapete che ci sono stati periodi difficili, la pandemia non ce l'ha consentito, abbiamo fatto riunioni solo in video call. Quindi oggi è un giorno importante, abbiamo i delegati di tutti i paesi del Mediterraneo, ci sono autorità, presidenti dei comitati olimpici, persone che insomma, hanno anche nei rispettivi paesi hanno un ruolo importante in ambito sportivo, quindi ci tenevamo a far conoscere la città. Devo dire che le prime impressioni sono già molto buone, insomma, tra l'altro il tempo ci aiuta, il sole, abbiamo questa visita qui al Palazzo di Città che si affaccia sul Mediterraneo e quindi loro hanno potuto anche riscontrare tutte le comunioni di paesaggi e anche di architetture. Insomma, il castello aragonese insomma, è simile, dicevano, a tanti altri siti che ci sono in Spagna o in Tunisia, e quindi chiaramente questo concetto di comunioni attraverso il Mediterraneo è quello che guida un po' l'organizzazione di questi giochi. No, non sono preoccupato, però insomma, ci attiveremo adesso insomma, col nuovo governo, ma insomma, anche la regione è molto impegnata da questo punto di vista. Devo dire che in questo momento Taranto è circondata di attenzioni e questo è un fatto molto positivo, grazie devo dire, al lavoro che è stato fatto negli ultimi anni proprio da un lato di pacificazione, dall'altro anche di creazione di sinergie istituzionali che sono molto importanti con porto, soprintendenza, marina militare, il governo, lo Stato in generale, regione, comune stanno lavorando in un'unica direzione che è quella diciamo, della valorizzazione di Taranto, la rivalutazione dell'identità di Taranto che è molto importante e su questo diciamo, vogliamo impostare diciamo, il futuro della città attraverso appunto, interventi che vanno verso la blue economy, la green economy, insomma, la sostenibilità economica e sociale. Da questo punto di vista il Mediterraneo insomma, continua a essere il filo conduttore, ecco perché è perfettamente coerente con la candidatura e l'organizzazione che abbiamo ottenuto di questi importanti giochi olimpici. Buongiorno a tutti, grazie mille per essere qui. Questi sono i giochi della giovinezza. Taranto è una città stupenda, mediterranea, ma con anche tante caratteristiche di tutto il mondo. Vi ringrazio per questa calorosa accoglienza e so per certo che i 4.000 atleti che verranno qui saranno felici anche di far parte della conservazione del territorio e anche di far conoscere questa città meravigliosa. Vi ringrazio e a presto. Tutto il mondo, là, dans les autres pays de la Méditerranée.